Ciao a tutti e bentornati sul canale video di Notebook Italia. Come avrete intuito dalle dimensioni ultra compatte della confezione in cartone di questo notebook e dalla X disegnata sul coperchio con i profili del portatile, oggi ci occuperemo dell'unboxing dell'ultimo nato nella famiglia di notebook ultrasottili MSI X Slim. Il modello è MSI X Slim X370 ed è un notebook che è stato annunciato per la prima volta al CES 2011 a Las Vegas, per poi essere presentato definitivamente al pubblico al CeBIT di Hannover a marzo. Procediamo con l'unboxing. Ci troviamo immediatamente davanti al notebook. Rimuoviamo questa di plastica e possiamo apprezzare subito l'eleganza del design, la raffinatezza del design di questo portatile e lo spessore ultrasottile dello chassis, che è il tratto caratteristico di tutti i notebook della famiglia X Slim. La cover presenta questa bella finitura EMR lucida, tutta la base circondata da questa cornice cromata. Sul lato sinistro notiamo un'uscita VGA, un connettore RJ45 per Ethernet LAN e un'uscita video digitale HDMI. Sotto il profilo è stato integrato anche un lettore di schede di memoria, anch'esso con questa bella cornice cromata, e in generale tutto il notebook mostra un'elevata cura per i dettagli. Il lato anteriore non presenta nessuna interfaccia, fatta eccezione per questa fila di LED di stato, e il lato destro invece ospita due porte USB affiancate, due jack audio per cuffie e microfono e il connettore d'alimentazione. Il lato posteriore è completamente sgombro, perché occupato dal vano della batteria, e anche il fondo mostra un bel design pulito, totalmente privo di sporgenze. Proseguendo con l'unboxing, troviamo un alimentatore, a tre poli, di tipo abbastanza comune sui notebook ultrasottili e sui netbook con LED di indicazione, e una batteria sottilissima, evidentemente una batteria ai polimeri di litio con una capacità di 32 watt ora. C'è poi un DVD contenente driver. Ricordiamo che il corredo della versione commerciale dello X Slim X370 potrebbe essere differente da quello della nostra macchina di prova. E poi c'è un cavo di alimentazione. Agganciamo la batteria per effettuare il primo avvio del sistema. La batteria si integra completamente all'interno del design del fondo, non sporge e il risultato estetico è estremamente gradevole. Per l'X370 MSI ha deciso di utilizzare due differenti tipi di finiture: una finitura lucida a fusione a stampo per la cover, che MSI chiama Color Film Print, con impressa una decorazione a nido d'ape, e una finitura opaca a rilievo per la base. Spicca al centro della base questa bella tastiera d'isola con tasti di dimensioni standard racchiusi all'interno di una cornice lucida, e la battitura è confortevole, la tastiera è solida, non flette e può essere tranquillamente utilizzata anche per lunghe sessioni di lavoro. Esattamente al centro del palm rest è stato integrato il touchpad con una membrana sensibile ampia, quindi comodo da utilizzare,
e due pulsanti di selezione integrati all'interno di questa barra a bilanciere con finitura metallo satinato. All'avvio veniamo accolti da questo bel desktop 3D personalizzato con logo MSI. Apriamo il pannello di controllo per vedere qual è l'hardware installato su questa macchina. Sistema ci confermano che monta un processore AMD E350 a 1,6 GHz abbinato a 2 GB di memoria RAM e un sistema operativo Windows 7 Ultimate a 64 bit. Anche in questo caso vi ricordiamo che la configurazione del modello disponibile in commercio in Italia potrebbe essere differente. L'indice di vista porta un punteggio complessivo di 3,8. Bene, per test più approfonditi vi diamo appuntamento ad una prossima recensione.